avere, poste la prelegato. Noi vi vas presenti Kim e Makarian, che io estas mia gastino, tu volumen, ci venas el Britio, do il Londono, pretto che sia Londono, ci estas sia pandevena, sed ci logi siam de multa iara in Britio. Ci venas ci tie por parol, por instrui la uso de Sorbano e la elementa il Lerneioi de Torino, do anche che elementa il Lerneioi di Torino. Okay, no, ci vengono a spiegare che resti con lì che io ascolti il mio brillante preleganto. No, Esperibile. No, buona l'esperienza. Ancora andiamo al Liporo di Cesta, per via almeno. Questo è un lungo viaggio, ma voglio Danco. ancora lì. Okay, no, mi presenta, ma vado al comienzo. Nian Gaston, ci vespero, Nian Preleganton, do, questa fama conata, traducisto de canzonoi, de literaturagioi, okay. Mi si asciughi, mi invertis poesiagioi, ne ancora il donite. Lei essere voi. No, questa Giulio Cappa. Mi rincontri lì, nanto molto da Iaro, che mi ambo logis in Roma, che io tempe. Lì estis du plurai Iaro, molto Iaro, televida giornalisto, cai presentis la televigiornalon de Aostavalo, du multa Iaro, in multio, se anche io, cioè. Cai, se mi vola Saldonio, mem. No? Estis volontulo ce UEA inter la unuai con Stefan McGill c'è si sla Se ti ho comincio della volontula mi ne vado yes. estis brila iuna esperantisto che non estis brila saggio esperantisto lì parola amici d'espere pri la traducarto generale de esperanto alla itala lingua kai precise, detale, precitiu, racconto di Spome Castinez, che è questa fama sperante del Cristino, croat lingua o ex jugoslava. Cai, do, mi invita a scinsi di G ancora. Che mi può ascomenti, posso No, ancora andanco, provia. Tanto non Almeno, tanto la cesto vita. che prelego. No. Nessia ciù, iadan kinder. Nulla, ideo di ciù prelego naschigis dum la preparo di tiu ci libro. Questa straduco di ombro sull'interna paesaggio di Spomen Castimez, che è considerato una delle buone Vercoi, romanoi, in esperanto. Nun, kutime l'esperantisto i tradukas nazilinga in vercoin all'esperanto por ricigi gian comence gian vorproviso por ricigi ian senton de comuna monda literaturo. Sed, dum la tempo, dum plio di arsento, Ja, e questi schelcai frutti di Dio. Tu hai questi verbi che non i taxas, può essere interessa per né esperantisti, o che può essere presenti esperanto al né esperantisti, eble in certe circostanze più efficace ol verbado, che è grammatico, che è il più. Do, char ombro de Spomen estas considerato uno la vercoi della esperanta literatura pro kiu indas e lerni esperanton kaj do Carlo Minnaia kaj mi unuigis nian fortojn por produkti kiun ci traducon Ni esperas povas esti bona verbilo por ne esperantisto, sed ciu el vi havas certe
Ne esperantista in amico in Arciuio ni volas paroli pri Esperanto kaj convinchi no tu povus esti bona sistemo, cioè la legado de la libro anche donas presenton ne romantican ne succheran della Esperanta movado kaj della vivo della esperantista. Gi estas la serio de mi parola spiritio la titolo mi ne memoras ci uccide spere mi devas fare tion in la itala o in esperanto su laudi electo paesaggio con ombre in un interno estas la traduco de ombro sull'interno paesaggio che sta strefama romano di spomenca è gesta seldonita de il poligrafo di Vario. Don. Yes. Io s'allantavo la ferro. Yes. Yes. Ene della Romano spomenca in metis qualche racconto in che è troppo da semplectiri nella intrigo della Romano. Uno il tuo racconto, e sta sia un uo successo, più estis in la bell'arte concurso di 1907 di Coca, che amna congresso estis in Varna, ti amci gainis la un uo premio porproso, per de tiu ci ne paghi po' valando, più poste cun fluis, cune cun aliei materiali en la Romano ombro sull'interna paesaggio. Ne paghi po' valando, io sto se... Iam la unua de fio, che maniere traduci tio. Mi electis in tiu ci caso vorton technican più più significa giuste tion se tion estas tre cutima se gi estas precisa cae accurata cae do oni povas alcutimici al gitum la legato della racconto foi oni diras ciù insolvibile ciù chial ne insolvente cer insolvente estas tiu kiu ne povas pagi ion kion li ŝuldas, dum insolvibile estas tiu kiu principe eĉ ne povas havi ŝuldon. Tio estis la situacio de ekzemple de eŭropaj landoj, kiam estis la divido inter la du blokoj, ĉu chiam oni pagis la cotizon exemple por UEA estis du tarifo, uno por plena tarifo calelia por ne pagi po vailando mal pli alta ni vido pli bone dum la racconto la sequo di tiu problema. Ian, mi legos fraso in della racconto che mi farò s'observo in prila traduco in la itala, cioè tutti meni esperantisto e traducas all'esperanto che estas suffice pli facile a tasco, cioè esperanto pretas por accepti
maniero in di certa nivelo vort un metri vort un de la lia in lingue che do ogni presto può dire io non in esperanto restante incorrecta cadro dum chiamoni traducas al nazi lingua che uavas pura in tavolo in da in plectigio in istorio sozia vivo per esempio ogni devas fare un alien strebo un nus devas doni la signifon rectan signifon de tio che ogni traduca se non niente devas doni la sento la odoron della lingua più questa se la originale cioè fatte la prosos de spomenca odoras ne de voltaro de practicata lingua parolata esperanto en ciutaga vivo ciù heime ciù laboreie che tu estas ne ofta afero che ci successas versi tion sei prosagi non ne paghi povarando in decembro vendisto il cerpigias de gentilezzo. Con extaso in la voce che accentita gioio ili al proximigias al cliente. Unue, observe. Esempio vendisto estus. Venditori. Unue traduco, sed entiucci. Contesto mi dirò commerciante la sub tavolo dell'esperanto de spomen che affidigia sti ciccer se ne metta l'articolo non c'è vendisto più l'esperantista i metto gin en la itala ci occasi ci estas nefesa ci ne estas iui vendisto e estas ciui vendisto cutime generale vendisto el cerpiges mi conas più un vortum chiamano le parole per il libro e tu non è più questa sarebbe di estas el cerpita ogni malplenigis la tutan barelon cioè ne plu estas de gentilezzo cioè sta su classica falsa amico por italoi cioè gentilezzo significa gentilezza se buona educazione cortesia gentile in esperanto si dice affabla do gentilezzo estas cortesia poste venas alia afero suffice anco complica portesuchi un extaso in la voce che è sentita gioio ili al proximigias al cliente tien on ne povas traduki la litera ni devas iom turni la frazo ili al proximigas vi rimarkas ke la verbo havas pronomon tuj antaŭ ĝi tio en la itala ne ĉiam eĉ preskaŭ neniam estas
necessa, char. La coniugazione dei verbi donas in forma di la subjecto. Dum. Esperanto, se danca una angla, esempio, ciam bezonas claran subjecto. Do, pronomo tiu donas nombron kaj perspectivon al subjecto. Al cliente, bien. Bien, la traduco che mi proponas por ti. A dicembre i commercianti danno fondo a tutta la loro cortesia. Si avvicinano ai clienti con gioia esibita e voce estatica. Gioia esibita e voce estatica sono invertiti rispetto a quelli che si trovano nell'originale, perché ti esprimo. Mi pensi smetti un nue la causa che posti ne seguono. Credo che il gioio sia la causa della voce accentita. Daurigas, mi lernis la frase la ucchio minor rigarda suo Dio, por forigi lian genan helpemon. Por tranquille vaghi travaroi cun moca rideto. Ciò ne ancora non sia sed. La persona che diras mi e ti ci racconto è sta svirino, l'esperantistino che trovigia se non sono, che si loggias c'è sia cor amico. No, si lernis la frase un evidente la nazilingua de la loco che si trovigias. Ti un minu rigarda so Dio, ogni devas pensi che maniera ne dirus Dio. En la Itala, oggi guardo soltanto, do solo un'occhiata. Devas trovi la play, tauga maniera, por redoni la rectexon de la Esperanto, Esperanto originale. Helpemon. Tio estas, ni ne havas unu sola vorto por traduki tion. Devas turni la frazon. Tion traduki. Anca ovaroi estas merci. Cio estas la unua electo post traduco. Sed in tutti i casi ne estas giuste tauga, cioè oni ne parola esprimerci che amoniras en vendeio che rigardas l'agium che estas proponite. Un carideto. Yes. Ho imparato la frase oggi do solo un'occhiata per disfarmi della loro fastidiosa disponibilità. Gena helpemo. Igas. Gena dispono. Disponeblezzo. Certo. Helpemo. Ne havas rectan. Traduco nell'italiano, per aggirarmi tranquillamente tra gli oggetti esposti, varoi, i già soggetti esposti, con un sorrisetto ironico, perché moca sarebbe ripresa in giro. In realtà lei non prende in giro, simula un'ironia nei confronti merci, degli oggetti che viene nel negozio. Chi non ne crea sgusto,
ciula o la quanto de quasto cai rubando trino detto i sur sciultre poresti triobli picciarma de chi è nurti uemo al marzipana i coloro la vido mem su cherigias mi ne nio nacetas mi estas el ne paghi povalando tiu ci estas alia traito de la stilo de Spong ne diri siam ciutaga vort electo vorto e qui estas parolita e anta vorreste scribita tiu ci ne havas alia na feron ciu ne devus existi in esperanto tiu estas fraso sen verbo di chi è l'ultimo emo al marzipane colore manca si uvenas en tecnica traduco ni ne pretevo smettiti venas se ni estas in letteratura terreno e do mi povas anche pausiti un effetto la vido men superigias assolute ne prova se sti traducata la vista stessa diventa zucchero vedrete come l'ho sistemato questo invento giusto sto con la quantità di fiocchi e pennacchi di fiocchi e pennacchi clopodas doni la letterazione che trovi già sen quanto che quasto tre nodini sulla spalla per essere tre volte più attraenti. Da dove viene mai quella voglia di colori da pasta di mandorle? Se fossimo siciliani diremmo di Martorana. Solo vederli è già stucchevole. Questa è la soluzione che ho trovato per la vido mem superigias. Solo vederli è già stucchevole. In ognuna cetas. Vengo da un paese insolvibile. Mi decidas heime entrepreni prelego un priciccio. Intensa snur. Li prave accusos min pri europi ghemo e volos internazie validan di finon con precisa indichilo. Entrepreni prelego un tio havas insolenan sonon più. Questa è una ironia, ce n'è. De nove, tre malonga fraso, senza subietto. La subietto è la sana dell'antaua fraso, mi. Tio ne comprena sed. Ne vidas che a maniera ogni povas anche eviti pronomon. In esperanta prosa. Europighemo. La emo. Idi ion Europa. Mi ha svolto anche io. Il prossimo già si mette al Dio. Eurocentrismo. Il volo si internazie validan di fino con precisa indichino. Decido che a casa darò una conferenza sul Kitsch. Darò una conferenza invece di farò prova a dare la differenza tra diri, fare, doni, prelegon e intrapreni. Questa solennità leggermente autoironica. Intensa snur, almeno vorrei che il condizionale è d'obbligo. Ne ho solo l'intenzione, sarebbe la recta traduco. Lui avrà ragione a accusarmi di eurocentrismo e pretenderà una definizione valida a livello internazionale con precisi indicatori. Già questo è abbastanza liscio. Aime mi forgesas la intenzion.
mi occupigas pri surta bligota bon gustagio. Odieu, memoro al propria infanaggio, cun al donaggio de usona mangia audazzo, la purigo de friduio includita. Mi occupigias pri surta bligota bon gustagio. Bon gustagio è chiaro. Una ricetta, un piatto, un manicaretto. Surta brigota. Che sarà messa sul tavolo. Quindi servita. In pratica dice con questa frase, ci dirà per tiuci fraso, che ci quiras. Se ci dirà per tiu spirito, ci estas lì, ci astiro. Con al memoro al proprio infanaggio, con al donaggio de usona mangia audazzo. Audacia alimentare. L'ho risolta così. A casa dimentico la mia intenzione. Mi impegno a preparare un manicaretto per la cena. Oggi ricordo d'infanzia con contorno di spericolatezza alimentare americana. Pulizia del frigorifero inclusa. Adia frasomi substrecas sen verbo. Stilo recta. Li divenas chio esta sur la fairo. Ciù la tuta regiono odoras iegi? Ne, li reconis nur la prov blus plenan odoron dumen porda chiso. Mi resigna spetoli prof uscita surpriso. Questa, non deve sclarigi, tio. Li sentas, li las viestas pretigante tion. Che non ci dirà schia, ciù ti odoro venas gis exterre. Ne, ti ho essas che chiam li en venis, li chisis scin sul rapporto. Che scientau estis gustuminta la bon gustagia, per prof bus pleno, che non ci aves la gusto. De tio mangiato in la buccia, ti lì di venis. Tion esas chionni devus suffice concise traduci, cioè lui indovina che cosa bolle in pentola. Si sente l'odore per tutta la contea. Contea perché sono in America. Regione non sarebbe stato corretto. No, solo che rientrando mi ha baciato sulla porta e riconosciuto il sapore dell'assaggio. Mi resigna spetoli profuscita sorpresa. Mi astengo dal fare moine per la sorpresa mancata. Avrebbe potuto. Scovus petoli ci diras. Splendeti però, per Dio che li divenis, che scine successi sorpresi, Vincent, ci resigna spritio. Li fossas inter paperoi, ci vizias che odia un inepre deva saligi alla congresso, balda uestos la limdato. Li trovis la aligilon, mi staras malanta uli con la mentono su li asciutro, che studas categorioin. Ci vi credas? Tio estos mia unua aligia congresso. En Budapesto ni kvar havis unu enir bileton. La unua kiu preterpasis la controlinton curis alla malantaua barilo por sciovi la enirigidon alla sekvonta. Antaŭ mi estis Roman Litovo, post mi Feri Hungaro. Ni, ne pagi povai, estas foie pli rusae cae el turnigemai. Confesu. Li signifo plene consentas. Che certe talento ia ne mancas.
vi vidas che maniere ti racconto che sta sparto della libro donas bildo in pri la vivo de esperantisto ci otaga vivo de esperantisto la ligilo por il la congresso cioè, poste a li loche a bono al revu e che ti hai affermato. Mi staras malanta ulicu lamentono sur lia sciultra. Non mi venas alla lia apartajo de Esperanto. Cio estes malfacile traducebre nella itala, o più ogni devas ruse traduce la itala. Col mento sulla sua spalla. Non diciamo così. E la itala oni ne apudmetas pronoman adjektivon ĉe korpopartoj. Ne utiligas tiujn senakcentaj partetoj kiuj estas la damniĝo de tiu ĉi eksterlandano kiu studas la itala. Jene. Hielo. Mi stava smanando lì con la mentona sul riasciutto. E gli tengo il mento sulla spalla. Non tengo il mento sulla sua spalla. Questo è più cestas. Problema che non ne ha la santa. Porto giù qui dell'angla. A lei tale. Che studia categorie. Yes, tu estas esperantisto scias tion, ĉu ne? Che oni havas malsamajn kategoriojn por aliĝi al kongreso, ĉu? Oni jam estas ano de UEA, ĉu oni estas akompananto, ĉu oni estas junulo, kaj tiel plu. Ĉu vi kredas? Tio estos mia unua aliĝa kongreso. Mia unua kongreso al kiu mi efektive aliĝis. Kaj poste ŝi rakontas kiel. Kvankam ŝi jam estis en kongresoj. Ekzemple en Budapeŝto estis kvaropo de junuloj, kiuj havis nur unu enirbileton. Kaj ŝi priskribas la maniera in che maniera gli successi per te uno e il biletto parto prendi al congresso ni ne paghi pova e sta sfoglia li rusa e che il turmigeno confesso non è confessa ammettilo ammetti che noi insolvibili a volte siamo più astuti e ingegnosi. Lui diceva sicuro. È chiaro che sottintende. Sic tu signifo plene. Ciò signifo plene significa le ironie agnoscas tiam, confessas tiam. Che ne manca talento al ne paghi povano, cioè. Lui l'ho vista tra le carte. Lo sai che oggi dobbiamo assolutamente iscriverci al congresso? Si avvicina la scadenza. Ha trovato il modulo di iscrizione. Io mi metto dietro a lui, gli appoggio il mento sulla spalla e studio i diversi tipi di adesione. Ci credi? Questo è il primo congresso a cui mi iscrivo sul serio. A Budapest avevamo un tesserino in quattro. Il primo che passava il controllo correva all'ingresso di servizio e dava il tesserino al secondo. Prima di me c'era Roman, lituano. Dopo di me Feri, ungherese. Noi insolvibili a volte siamo assai astuti e ingegnosi, ammettilo. Lui non manca di confermare con intenzione che certi talenti non ci mancano davvero.
Mi plenigos la vian, porque homo i povu legi. Mi preteraudas piceton pri mia manscribo. Mi shatus gin paghi per mia sparagio, ma laute mi tuscias la malagrablan temon. Mi opinias che estas pli bone paghi nun cion per ceco, che vi havos occasion usi vian monon poste. Li estas delicata cae comprenema. Mi retenas la capon sur lia sultro, che riguarda schiel li scribas mia nomon sur la aligilon. Yes, porque homo i povu legi. Tesas lia ironia, evidente. Si ne havas bon scrib maniera, ne? Ne, tro compreneblan. Preteraudas, tre bella, vorto, ne recte traducebla en la itala. Oni devas frasturni por tion fare. Piceton punzecchiatina. Punzecchiatina. Si direbbe frecciatina, forse la cosa migliore. Una laude. Estas piano. Sed, en tiu ci contexto, ci ne povas funzii. Tie maniere. Ah, ien, iam finigis. Compilo anche il tuo perché qualcuno sia in grado di decifrarlo. Faccio finta di non sentire la frecciatina sulla mia scrittura. Mi preteraudas. Faccio finta di non sentire. Vorrei pagare con i miei risparmi. Tocco l'argomento sgradevole con un filo di voce. Mallaute. Penso che sia meglio pagare tutto adesso con un assegno e tu avrai occasione di usare i tuoi soldi dopo. È delicato e comprensivo. Resto con la testa sulla sua spalla e guardo come scrive il mio nome sul modulino. Subite mi rememora Spritzvetko. Antau iaro e lì, bulgara pentristo, gastis en mia lando por accompagni sia ne zinon. Emilia estas infano, confessis li a me. Sed mi lasis volonte mian laboron por accompagni sin citien. Estas plesuro rigardi sien infanagioin. Mi estas quar iaro in geezoi, mi ancora ne satigis de siei manieroi. Ciu vi scias cion sia al portos de sia acet chasado? Glasoin, nia domo estas plen stopita de vitrajoi, sed Emilia ne preterlasas uno gastadon de sia teatro por avigi, nova in glasoin. Rigardu shin, tiam shi parolos pri glasoi, shi estas infano. Subite mi rememora Spritzvetko. Vi vidos che mi italigis la però non son tutti un uomo. Cioè, la sante gin, che è Jesus, è l'originale, ogni hausi una probabile quvetco. Cioè, questa spesura riguarda i cieli infranagi, e bleiù, dirus, infanado in io che ho rilato a sinteno de infano. Maniero estas alia kerna volto che non ne povas traduci per la unua. Volto è l'avizzo della vortarci. Nia domo estas plen stupita de vitrare e piena fino di cose di vetro. E Iana lia fraso suffice complica. Emilia ne preterlasa su uno gastado che sia teatro por avigi nova in glaso. Rigardo scintiam sci parolos pri glaso.
ti vasta salia la dietto aditivo nova ne pova se si traduco nuovi bicchieri cioè ti onesta la giusta traduco altri bicchieri plie glaso a un tratto mi ricordo di Zvetko tia maniere la itala leganto al prossimo giorno io amplia la giusta pronuncia della nome il pittore bulgaro che anni fa è stato ospite del mio paese per accompagnare la moglie attrice Emilia è una bambina mi confessò ma ho interrotto volentieri il mio lavoro per accompagnarla è un piacere vedere i suoi capricci sia in maniero in fanagio estas Gesù rigare sia in infanaggio yes. Siamo sposati da 4 anni e non ne ho ancora abbastanza delle sue smorfiette maniero lo sai che cosa porterà dal suo giro di compere bicchieri casa nostra è piena di quei vetri come un uovo ma Emilia approfitta di tutte le trasferte del teatro per comprare altri bicchieri guardala bene mentre parla dei bicchieri è una bambina Mi sciatis la racconton. Pos horo revenis Emilia cun du pacagetoi. Mi cestis la mal ligadon. Ne cion mi comprenis cer si parolis bulgare. Sed mi sentis che temas pri io bela. Si levis la glason cae clarigadis ion pri la formo della tenilo. La dua pacagio samen havis glasoin. Ili ne havis teniloin nec piedoin. Estis realae staris per la tuta corpo sur grunda. Tiam mi exatis glaso. Quel racconto mi era piaciuto. Dopo un'ora tornò Emilia con 2 pacchetti. Ero lì mentre li apriva. Non capii tutto perché parlava bulgaro, ma sentii che si trattava di qualcosa di bello. Lei sollevò il bicchiere e spiegò qualcosa sulla forma dello stelo. Anche nel secondo pacchetto c'erano bicchieri. Questi erano senza stelo e senza piede. Erano concreti, poggiavano con tutta la loro forma. Fu allora che cominciarono a piacermi i bicchieri. Sed dum antau mia ioculo e plenigis la aligilo por Bulgario, mi rememoris pri la alia memoro al svedgo. Mallevigis la curteno, Emilia forigis sian schminkon, ci ludis Gerdan, la amichinon de Cai, chi userchas lin in glazia palazzo. Ni iris promeni tra urbeto. Zvetko observis malnova in domo in cae planis estontan serion de pentrajo. Subite li haltis anta un nova banco. Eliana Ferro, tu volas rimarchi che esta salia traito della stilo de spome. Si ne timas ripeti vorto in chiamo. Ti volto estas besonate. Si ne obsede serciadas sinonimoin. Oni rememoras pri la lia memoro al svetco. Si vestu spovinta trovi in un alien vorturno, sed giuste tion, si dirintus. Un parolato, si ne? Subite che mi vidas substrechita essa se lia falsa amico puritano ne significa subito se significa improvvisamente d'un tratto e che de nove ti vorto nova una banca nuova non significa quello che dovrebbe ma mentre sotto i miei occhi veniva riempito il modulino per il congresso in Bulgaria mi era venuto in mente l'altro ricordo su Zvetko calò il sipario Emilia andò a struccarsi faceva Gerda l'amica di Kai che lo cerca nel palazzo ghiacciato
Andammo a spasso per la cittadina. Svetka osservava le vecchie case e pensava a una nuova serie di dipinti. A un certo punto si fermò davanti a una banca nuova di zecca. Davanti a una nuova banca o davanti a una banca nuova non bastava. In italiano bisognava specificare in che senso nuova. Chuonipovas citie shangi levoin, la mia zio onin ne povis. Mi neniam audis pritia shangio, ni eniris, la ufficistino gentile ridetis, ne ni ne acceptas levoin. Mi turnis min al Svetko, estis humiligitezzo sur lia visaggio, li ridetis confuse. Strange chi l'ani si senta sumiligita, c'ar la propria mono ci tiene valoras. Anto ci tiu fraso, besona se la itala io, vorturnigio, c'ar l'anine di rus. Possiamo cambiare levi, levi, qui? Questo è il kerno del racconto. Ogni si senta sumiligita, c'è la propria mono ci tiene valoras. Essa stiula, e senso del nepa di povezzo. Ogni laboro se non dicevas, mono, pro la laboro che non gli farà senzia su zio, e sia tempo che... di un mono che ammoniglia se sterrande ne estas acceptata, ne povas accetti age, ne povas mangigi, cioè, tio estas despli terura, tio ci esempio, cioè, chiamo casa stra, racconto, mi estas in Jugoslavio, che la dinaro estis ne paghi pova mononuo in Europa e la zetero della mondo sed la bulgara levo estis ecce prima l'alta en tiu diru listo de mononuoi cioè ecce ne Jugoslav, Jugoslavio acceptis, shangigi. Qui li cambiano i lev bulgari. Per quel che sapevo io, no. Non avevo mai sentito parlare di quel cambio. Entrammo. La cassiera sorrise cortesemente, di nuovo gentile, cortesemente. Noi i lev non li prendiamo. Mi girai verso Svetko, sul suo viso era evidente l'umiliazione. Sorrise confuso. Strano come ti senti umiliato dal fatto che qui i tuoi soldi non valgono niente. Questa spesonata. Io implice. Qui non valgono. Yes, questa. Giusta traduco. Né mal giusta, sed. Ginesta letteratura traduco. Non valgono niente. Essa spesonata io pli. Poste li diris io neutralan, sed la esprimo restis en la oculoi. Ni haltis sur la stuparo, mi volis diri ion bonan cae gaian por forigiti un tristan senton de ne paghi povano. Iaro in poste, ien reaperas la malgaia aspetto. Mi revidis la visagion de Svetko. Mi mem estas Svetko. Mi estas la malgaia membro de eterna armeo de nepagipovanoi. Ovviamente, compreneble,
Le direzioni neutrali viene poi traduzione per neutrala, neutrale e laità. HTC. Non deve essere giustiti. Dopo cambio argomento. Le direzioni neutrali. Ma quell'espressione gli restò negli occhi. Ci fermammo sulle scale. Volevo dire qualcosa di bello e di allegro per scacciare quella triste sensazione da cittadino di un paese insolvibile. Anni dopo, ecco, ritorno allo stesso fatto triste. Ho rivisto il viso di Zvetko. Zvetko sono io. Sono una della triste eterna schiera degli appartenenti a un paese insolvibile. Schiera invece di esercito. Quasi a un miestosi infano mi senti subite grimazzigimi al visaggio. Caiuno malobema l'armo iamcuris laulia cemiso. Rapide mi retirigis delia sciultro cai forprenis la puloveron por momente casci la uculoin. Mi malfruis li iamvidis mi. Quasi mi estus infano, come se fossi un bambino. Della maestà subite, d'un tratto, ci sentas che sia visaggio. Prena forma di grimazzo contro sia intenso. Rapide. Cici è in bus. Traduciti per veloce o velocemente. Por momente. Ci anche un attimo di un alliterazione, cioè questa esperanta lingua curanta, neanche fossi una bambina, quasi mi esto si infano, neanche fossi una bambina mi sentì improvvisamente una smorfia sul viso e una lacrima disubbidiente già rotolava sulla sua camicia. Mi allontanai subito dalla sua spalla e mi tolsi il pullover per nascondere gli occhi un solo istante. Troppo tardi, mi aveva già visto. Perché rotolava e non scivolava? Bene. Yes. Curis. Sì, scorreva. Comunque, sì, perché no, l'importante è che non dici corre. No. Oh, tio Cesas, alia, che è un problema della traduco di Esperanto alla itala. La pacientezza. Esperanto ni havas is, chiu covras, almeno fina usses e blezzo in de traduco in la itala. Mi senti subite grimazzigi in mio visaggio. Mi sentì. No, giusto. O caso finita. Ci senti, stio. Esperto, finita. No. Passato di moto. Uno, malobema armo iam curis la viace. Non corse, ma correva, scivolava. Rapide mi dirigi se riasciutto. Mi allontanai subito dalla sua spalla, di nuovo. Di nuovo, passato remoto. Per momenti cascila. Mi tolsi, forprenis la pullover, mi tolsi il pullover.
Troppo tardi mi aveva già visto. Li jam vidi su. Tieneva salien. Troman formam. Comprenebre nipovus. Traduci tion. Cio per passato prossimo. Se tion estus. Tio estus fidela traduco, se ne literatura traduco. Literatura traduco similas. Anche o in proso. Al poesia traduco. Do vi havas la signifon, che vi havas la forma, non più ti signifas das metita dell'autor. Che vi devas decidi, chi esas la rilato chiom di pretas offeri por havi la plei bonan resulta, resulto. Su la recta signifo di la vorto chi esas in la poema, la messaggio, la enavo. Su la literazione, la sono, la sento e per chi tio messaggio è stato donita. Anche in prosa è stato il problema. Chi è estas? Li console tuscis mian hararon. Mi vola si ridormi, declaris mi infanezze. Li covris mia insultro in cae per nastuco de joris ce mia ioculharo. Ni ne più parolis per la affero. Mi tranquilligis. Ma tene restis nur amara sento pri io, chio ne eblas sangi. Console. Porta duchi console in la Italia. E sta sbesonata vorturnigia. Vorturno. Vi ne posso dire consolamente. De nove venas tiu. Infano. Infano. Chiu non li dires al plecre scuro, cioè. Per nastuco desoris c'è mia e oculare. Tione. Sono assunta a tentemo per compreni. Che cosa c'è? Mi toccò i capelli per consolarmi. Console. Voglio andare a dormire, dissi, proprio come una bambina. Lui mi coprì le spalle e mi asciugò gli occhi con un fazzoletto. Non parlammo più della cosa. Mi calmai. Al mattino restava solo un po' di amarezza per qualcosa che non è possibile cambiare. Amara sento. Ci case ne avas du vorto in chiui giassuno. Ti ho foglio casa, cioè. Cutime sta slamaro. Cutime al linguo estas prim multvorta ol el linguo. Yes, tio, estas la fino della racconto. Prine paghi povalando. Cai. Mi intensi per tiu ci. Presento fari pledon perché estu ia traduco di esperante letteratura. Cioè, ci deve essere letteratura e traduco, cioè. Iura traduco, scienza traduco. Povas bone esti salita per lingua più simple redonas la basan signifon, cioè. Sufficia schioni si incomprena se reciproche. Cioè, non è ofte diras. Sed. Literatura non è stata la sana affare. Deve doni anche la rilato in chiun la originale verco havas con la lingua in chiun gestas verchita. Che se gestas letteratura valora giomete sciancias di un lingua.
tiu estas literaturo. Jen. Jen ĉio. Kaj do. Mi esperas ke tio povos konvinki ne esperantistoj al proksimiĝi aŭ eble fuĝi de niaj medioj, ĉu ne? Ĝi dependas kiamaniere vi, ĉar ne estas sukeraĵoj tie. Oni vidas kiel en tiu sperto de virino el ne pagi pova lando kun viro el tre pagi pova estas preskaŭ ne supereble mia fascinaĵo en la rilato. Ĝi estas unu el la riĉecoj de la movado, kvankam ĝi ne sufiĉas por ke ni nomu ĝin popolo kiel kelkaj faras. Se ci fa testas gruppo de homoi che ho avessa parte un esperto, ok? Ci ti esperto estas buone le speduligias e la pli buona i vercoi de geri te da tu. Tanto. Ne, 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 estas. Mi diru komence traduko. Oni prenas la signifon kaj poste oni demandas sin ĉu kiamaniere mi dirus tion en la allingvo, ĉu ne? Tre ofte la unua traduko ne taŭgas, ĉar Citaugus por tecnica trastorno de signifoi, sed ne por tio kio estas sia propraĵo. Bedaŭrinde ne estas tiel multe nombraj verkoj kiuj havas tian literaturan densecon en Esperanto. Sed ekzemple ĵus aperis pere de alia eldonejo traduko de Carlo Minaya de Li Balzar Caitero estas scienc-fikcia lu fantasta verko de Sen Rodin kaj Julia ne memoras. Perfectamente. Nicola Sigmund. Sigmund e Sam Rodin. Julia Sigmund e Sam Rodin. Yes, kai. Ci existas nun en la itala. Existas en la itala, credo min signorino. La itala è diverte il traducista di la lì. Che do quelcai e la buona i vercoi di Esperanto estas haveblai dios se oni interesigas per tio non devas calculi che estas suffice pesa lavoro anche la infana rasso estas haveblai la itala. Yes, pardonmi, yes, certo. Tio estas des pli. Mi sarei menzio tio già ofte, come il colore per mi
Ne vi pravas. Ne mi tradukis. Nura mia nomo nur simila sarà nomo la vera tradukito. Nome Nicolino Rossi. Yes. Certo. Yes, just as poesia, tia. Ne venis al mia. Menso. Mensigin, yes, just as. Lasta tempo al ferro. Una volta, cioè tanti anni fa, c'erano i famosi Landoia e Landoibo, che erano appunto la categoria di quelli che potevano pagare, cioè tutta l'Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Giappone, eccetera. E poi c'erano quelli dell'Europa orientale, i poverini avevano un'unità di, come se, una divisa, una valuta che non prendeva nessuno. Non si potevano portare all'estero, non si potevano cambiare, quindi effettivamente erano un po' dei paria quando andavano fuori dal loro paese. Yes. Dire il nome di più libro di Fomenka Stilets? Ombro. Ombro sull'interna paesaggio. Ombro sull'interna. Mi ne sia su G plus e sta savebla, mi tubas. Ah, eble, vieci trovas gin. Sen paghe sulla Tototoeio de Croata Esperanto Ligo. Se la racconto ne paghi provalando che essa io metto differenza della capitro de ombro sull'interno paesaggio più reprenas trovigia sen Colletto del racconto il viaggio al disigio. Viaggio al disigio. Ah, e tu estis c'è un successo titolo che e c'è esista più viaggio al cunigio che estis poste verchita tutte in alia senso de alia esperanto originale esperanto verchisto. Yes. No. En ombro su un interno paesaggio. Spomenca. Malpreniga sia interchesto. Che metas. Ci racconto. Che si considera sbona. Che è il parto del racconto. Che il ken ci successas. En plecti. Con l'intrigo generale della romana. Alien ci si predira mi verchi stio. No. Ci si dice che non per niente la tirchesto. Certamente la mine ne genas ne dona sta sento in te. Ne donna se la sento de you mi sferita a ferro cioè. Buona implecticias Pedro no mi se salire le mangue mi può sparoli anche sulla mangiata cioè non ho caso ma longa bufeta ma grande bufeta por onori mi angasto al cai por no c'è lì ancora ne fanno questo se ogni volta sparoli io mette poste no, se vogliamo fare quattro chiacchiere dopo volentieri già mentre mangiavo ok grazie ancora. Okay.